Evo dakle, tko je spreman? Spreman je gospodin Kučinile, spreman, pa njemu prepuštam mikrofon. Evo, molim vas da ga samo pozdravite sad na pozornici. Možemo promijeniti? Aha, tamo je sad. Thank you. Allora, parlo in italiano, ok? Okay. No, I can speak in English, but I think the translation is in from Italy to Croatia. Ok. Bene, intanto il mio ringraziamento al presidente dell'Ordine degli Architetti Croati per questo invito e anche per l'ambasciata italiana che ha promosso un scambio culturale tra Italia e Croazia. E io avevo idea di parlarvi di questa mia idea di sostenibilità e ho chiamato questa parola creative empathy, empatia creativa, che è un modo di creare una relazione tra la persona e i luoghi. Ma prima di parlare dei progetti, quindi dei singoli progetti, era importante capire perché è così importante parlare di energia e di sostenibilità. Allora la curiosità era quella di capire quanto abbiamo costruito oggi, a oggi, quanti edifici abbiamo costruito. E ho trovato questo dato interessante, che abbiamo costruito 145 miliardi di metri quadrati, cioè il nostro pianeta porta 145 miliardi di metri quadri. Ora, questa misura sembra molto grande, ma è molto più preoccupante, questo dato, è quello che costruiremo nei prossimi 20 anni. Cioè, nei prossimi 20 anni, dovuti alla crescita demografica di alcune regioni del mondo, costruiremo la metà di quello che abbiamo costruito fino ad oggi. E questo è uno dei momenti veramente molto importanti su come costruiremo questi 73 miliardi di metri quadri. Quindi questa è una chiave per la dimensione dei problemi molto, molto importante. Ed è per quello che quando parliamo di energia nell'architettura, della sostenibilità, non stiamo parlando di qualcosa di marginale, stiamo parlando di una cosa estremamente importante e non abbiamo molto tempo, dobbiamo cominciare subito. Tutte le iniziative che sono legate all'educazione o alle regolamentazioni sono molto importanti che si cominci a fare molto rapidamente. Allora, per darvi un'idea della scala del problema, anche dal punto di vista dell'energia, questa è una mappa tradizionale, ma se io cambio un parametro e faccio una mappa geografica dei paesi che producono energia elettrica con il petrolio, voi vedete come questa mappa cambia radicalmente e fa capire anche quanto l'Europa, o comunque la nostra Europa, siano dei paesi che hanno una grande, grande fame di energia. Allora, io ho segnato l'Italia perché da italiano faccio sempre vedere questa immagine di quanto l'Italia sia così grassa, no? Così grande, perché la produzione dell'energia elettrica in Italia è per l'85% legata al petrolio e quindi al tema delle emissioni di CO2. Quindi questo tema è importante, anche se sembra marginale all'architettura, è un elemento determinante, perché il 50% di tutta l'energia prodotta la consumano gli edifici. Quindi gli architetti sono in realtà i veri attori del cambiamento sui temi energetici e sul cambiamento climatico. Questa è un'altra mappa molto importante, che è sempre legata al tema dei consumi e degli stili di vita, e voi vedete come in fondo la nostra Europa è un'Europa ancora molto grassa. Cioè, noi parliamo
di sostenibilità, ma viviamo in un paese, in una regione dove la sostenibilità è più un modo di dire che un modo di fare, quindi siamo ancora molto molto lontani. Allora ho fatto un piccolo esercizio sulla Croazia, che ho trovato un po' di informazioni. Questa è la dimensione del paese e questa è la biocapacità, cioè la capacità che il paese ha di produrre risorse per lo stile di vita dei croati, ma se guardo questa è la dimensione dell'impronta ecologica, cioè di quanto abbiamo bisogno per mantenere il nostro stile di vita. Ora, quello che è interessante qui è che è un tema che io esploro in tutti i progetti, poi ne vedrete in un altro, che negli ultimi anni, vedete come è cresciuta il footprint ecologico, cioè è cresciuta la domanda di spazio, di energia, di materiali, e come è diminuita invece la capacità del paese, cioè sta succedendo in tutti i paesi in via di sviluppo che questa forchetta tra la capacità del paese di produrre materiali e stili di vita e la capacità e il consumo si sta allargando sempre di più. Allora, quando parliamo del nostro mestiere, della pianificazione, del costruire, di recuperare, di ristrutturare, di rigenerare, diventa un elemento determinante riuscire a ridurre questa forchetta, cioè riportarla giù. E allora, essendo poi noi, a me interessa anche parlare nei congressi degli architetti, perché io ho l'impressione che gli architetti devono entrare nella consapevolezza che giocheranno un ruolo molto importante nei prossimi anni, non soltanto rispondendo alle domande. Qui non si tratta di rispondere a una domanda, voglio fare un edificio lì. Qui si tratta di rispondere alla domanda cambiando la domanda, nel senso voglio fare un edificio, ma anche se tu non me lo chiedi lo devi fare così. E devi entrare nella logica che saranno gli architetti che porteranno più di altri, più della politica, più dei costruttori, che dovranno portare il messaggio e la cultura del cambiamento. Per quello che sono, secondo me hanno un ruolo, giocheranno un ruolo molto importante nei prossimi anni. Allora è chiaro che a guardare i diagrammi dei consumi e dei bisogni, noi ci troveremo nei prossimi anni a far fronte a due temi fondamentali: come forniremo energia per tutti e come daremo l'acqua per tutti. Questi due elementi sono anche due elementi profondamente legati al fare l'architettura, perché l'architettura si costruisce, per costruirla c'è bisogno di materiali, quando è costruita bisogna farla funzionare e quando funziona ha bisogno di energia e ha bisogno di acqua. Quindi l'idea che nei prossimi anni nasca una nuova cultura del costruire non sarà un'opzione. Non ci saranno opzioni. Sul tavolo europeo oggi non ci sono già opzioni, perché già l'Europa dice dobbiamo andare là e dobbiamo andare verso una direzione molto importante dal punto di vista del cambiamento culturale, perché non è così semplice per un professionista cambiare un'attitudine di modo di lavorare, non è così semplice per un professionista entrare in una logica di una cultura diversa, anche tecnica, no? Se voi studiate, se guardate i diagrammi della formazione, una persona che si forma all'università, dopo 10 anni dell'uso, sta utilizzando la propria conoscenza, dopo 10 anni quella cultura vale il 50%, perde rapidamente la conoscenza. Quindi anche l'idea che gli architetti continuano a fare una formazione è un elemento determinante, perché i tempi sono molto veloci e questo cambiamento arriverà nell'arco di meno di una ventina d'anni. No? E quindi anche quando parliamo di sostenibilità, che è una parola abusata in tanti termini, dobbiamo anche sapere che cosa vuol dire, no? Ovviamente io faccio l'architetto e per me gli architetti sono molto più importanti degli altri soggetti, ma per una semplice ragione, che quando parliamo di sostenibilità parliamo di questo, l'inizio di questo ciclo parte da qui e quindi vuol dire ridurre la domanda energetica. Ma come si fa a ridurre la domanda? Prima dell'uso della tecnologia lo si fa lavorando su degli elementi che sono gli elementi fondanti dell'architettura, no? Che sono i materiali, la ventilazione, la forma,
l'ombreggiamento, la luce naturale, l'orientamento, no? Allora non stiamo ancora parlando di tecnologia, non stiamo ancora parlando di innovazione, stiamo parlando dei fondamenti del fare il nostro mestiere. Allora, se questa parte è sbagliata, tutto questo non serve praticamente a niente. Allora è molto importante che la base del nostro lavoro sia una base colta, che capisce e che utilizza degli elementi che fanno parte della storia dell'architettura, e poi c'è un tema di efficienza, poi c'è un tema sulle fonti rinnovabili e sulle alternative. Tutta questa è tecnologia, questa è architettura. Allora, quando parlo di responsabilità di un architetto, secondo me l'architetto, io dico sempre, l'architetto è una persona molto pericolosa. Perché può fare degli errori enormi, può lasciare dei segni molto molto pesanti sul territorio, no? Perché gli edifici non sono mobili, gli edifici rimangono lì, e quando sono brutti per un lungo periodo di tempo. Allora questo diagramma sono tutti i progetti che abbiamo fatto in questi 10 anni, e questi sono quelli che abbiamo realizzato. Allora, il grigio è il sistema normativo, cioè quanto ci impone la norma sul tema energetico. In verde è lo sforzo che noi abbiamo fatto per ridurre le emissioni di CO2 e quindi rendere edifici efficienti, al di là del sistema normativo. Questo è molto importante perché oggi, per chi lavora in un mercato ampio, oggi non sono più le regole dei paesi che decidono come si fanno gli edifici, ma sono le regole dei developer, le regole di chi chiede gli edifici. E molto spesso sono i clienti che chiedono di fare edifici più efficienti al di là della norma. E questo è un fenomeno molto interessante, perché vuol dire che il mercato è molto più veloce della capacità della politica di adattarsi agli avvenimenti del cambiamento. Ora però, che cos'è che è interessante da dire qui, in questo convegno, è che se questo è tutta... Noi abbiamo fatto una media, abbiamo detto i nostri edifici consumano grosso modo, mediamente, meno della metà di un edificio standard. Però quello che è importante, ed è qui il nocciolo della questione, è che una parte di questa riduzione è dovuta alla tecnologia, quindi a un meccanismo più efficiente, a materiali più efficienti, a macchine più efficienti. La gran parte del lavoro, cioè l'impatto della riduzione dei consumi, avviene attraverso il lavoro di un architetto, non di un tecnologo, non di un ingegnere. Allora, secondo me, questo è un momento molto importante da capire, perché voi sapete bene, fate il mestiere, quindi conoscete molto bene quali sono i problemi, ma noi abbiamo avuto un momento nella storia recente che gli architetti erano persone che conoscevano come si costruiva, cioè lo sapevano dialogare con il clima, avevano una conoscenza tecnica molto profonda, anche nella parte tecnologica, no? Poi a un momento, nella storia più recente, parliamo degli ultimi 50 anni, l'architettura si è divisa così, e c'è stato un filone, che è tutta l'ingegneria, che ha detto ci penso io, e gli architetti che hanno perso tutta la conoscenza, e quindi gli architetti a un certo punto si sono trovati a fare gli architetti che compongono gli edifici, ma che non sanno come funzionano gli edifici. E questo sistema di divisione ha creato anche un mondo totalmente illusorio, per cui gli architetti lavorano sull'estetica e gli altri fanno le cose che fanno funzionare gli edifici. Ma quando tu hai dissociato questi due elementi, hai rotto l'elemento fondamentale della conoscenza, del saper fare l'architettura. Quindi, quando parliamo di sostenibilità, secondo me è prendere queste due cose e rimetterle insieme e sapere che il gesto di un architetto, la forma di un edificio, è un elemento determinante per il suo successo energetico. Allora ho diviso questo in 3 aree, giusto per fare una semplificazione: low tech, high performance, quindi lavorare su un'idea di ridurre la tecnologia pur mantenendo le performance alte di un edificio; la bellezza, e voi tutti sapete che cos'è, è l'innovazione vernacolare. È un tema straordinario, perché voi provate a immaginare che cos'è successo negli ultimi 2000 anni, no? Cioè l'innovazione era una forma
l'empirismo, cioè la gente provava a fare le cose finché non trovava le soluzioni, no? E in quella forma è nata tutta l'innovazione dell'architettura negli ultimi anni, negli ultimi secoli, dove non avevano un rapporto con l'energia, ma avevano un rapporto con il clima, la cultura e altri fattori, no? E quindi qui, io dico sempre, qua dentro ci sono 2000 anni di innovazione che non possiamo dimenticare, non possiamo abbandonarli per un modernismo che ormai è finito, dobbiamo andare a riprenderci quella storia lì. E poi l'importanza degli edifici come catalizzatori sociali, un edificio gioca un ruolo determinante nelle relazioni sociali. E adesso cominciamo a capire bene anche questo tema sull'urbanistica. L'urbanistica non è solo una pianificazione di oggetti e di infrastruttura, qui l'urbanistica dovrebbe partire da aspetti di natura sociologica, non tecnica. Cioè, tecnica, cosa vuol dire la tecnica, no? Quindi è molto importante, e per quello che io trovo in un momento di crisi come quello che stiamo affrontando noi quasi tutti, perché l'Italia non credo che sia messa meglio della Croazia o della Francia o di altri paesi, è anche il momento di fare una riflessione sui ruoli e sui compiti, no? Allora faccio vedere sempre questa immagine, perché è molto importante capire per me questo equilibrio tra quello che io chiamo high performance, low tech e high performance, cioè poca tecnologia importante e alte performance. Questo non è solo un beduino che vi saluta, ma è una macchina straordinaria di rapporto con l'ambiente. Questo è un cammello con un signore che ha un'antenna GPS perché ha un telefono, un pannello fotovoltaico che alimenta una batteria che alimenta un frigorifero con le medicine. Qui c'è un gioco molto interessante, no? Tra la tecnologia, che è molto importante, perché la tecnologia ci aiuta a superare molti problemi, anche ad aumentare la qualità della nostra vita, però dall'altra parte non ci dimentichiamo il rapporto ambientale, perché sennò tutta quella tecnologia non ci serve a niente. Allora il prezzo che abbiamo pagato, e secondo me è qui che si gioca una partita dei prossimi anni, il prezzo che abbiamo pagato nel credere che la tecnologia avrebbe risolto i nostri problemi è un prezzo che non possiamo più pagare. Non possiamo più pagare edifici totalmente condizionati, non possiamo più pagare edifici solamente illuminati artificialmente, non possiamo più pagare materiali che viaggiano per chilometri, che producono CO2, non possiamo più. Non abbiamo più la risorsa, no? E quindi si apre uno scenario molto interessante di rivedere anche il formato educativo, si apre uno scenario nuovo di come formare i giovani che affronteranno questo nei prossimi 20 anni, no? Allora vi faccio vedere alcuni progetti. Questo è un progetto che stiamo cominciando a fare adesso ad Algeri ed è la sede delle Poste Telecomunicazioni. Ecco, l'Algeria è un paese molto interessante, un paese enorme, perché fai conto che questi sono 3.000 chilometri, quindi è un paese gigantesco, ed è uno dei paesi con la più grande riserva di gas naturale che c'è, perché fornisce tutta l'Europa, no? E voi vedete qui, no? Questa è la dimensione del paese, no? Questa è la biocapacità e questa è l'impronta ecologica. Quindi stanno ancora dentro la loro dimensione di paesi. Considerate che l'80% è deserto, quindi il rapporto dimensionale non è giusto, no? E anche loro hanno una concentrazione di città fondamentalmente sulla costa del Mediterraneo e poi il resto è quasi tutto deserto, a parte alcune piccole tasche, no? Ecco, io ho fatto vedere questo diagramma al ministro per lo sviluppo. Ecco, voi vedete qui negli ultimi 30 anni un paese che è cresciuto molto velocemente e che ha perso capacità di produrre internamente. Quindi questa forchetta è cresciuta, eppure in un paese ricco, diciamo, di risorse, quindi capacità di avere introiti molto grandi, questa distanza sta crescendo sempre di più, con un evidente problema, è che non riesci a trasformare tutta l'energia, tutto il gas e il petrolio in energia, no, non è un fenomeno così veloce, no? E quindi loro stanno guardando a una politica energetica, stanno guardando a edifici a basso consumo energetico.
Questo era un po' il quadro di riferimento. Quando abbiamo fatto la gara abbiamo detto per noi l'edificio è come una duna, è un pezzo di un paesaggio, non è un edificio quadrato con le finestre. E fa riferimento a questo sistema di dune. Le dune sono bellissime, hanno geometrie molto diverse, molto complesse. E questo è un sistema che usano nelle zone umide, e usano questi edifici che sono poi solo di pietra, che durante il giorno si scaldano per il sole e durante la notte, dove è molto umido, la differenza di temperatura fa condensare l'acqua, l'aria, e qui viene una pozza d'acqua molto grande, no? Ed è un modo con cui loro trovano nei posti anche più remoti e lontani dall'acqua la modalità di trovare l'acqua, no? Però la forma era molto interessante, no? Poi questa è la moschea di Algeri, il sistema, lo conoscete bene, il sistema degli archi acuti, e alla fine l'edificio nasce un po' da questa genesi, e nasce questo edificio che è una specie di griglia abitata, per cui questi sono, questo è il lato est e il lato ovest, non ci sono finestre ma c'è una griglia di un filtro solare, e nasce da una fusione di geometrie di base sferiche, no? Però la cosa che era importante in questo progetto era far vedere in un paese di grande potenzialità energetica quella di offrirgli un edificio che avesse una riduzione drammatica di consumi energetici, una riduzione importante del sistema idrico e quindi la riduzione del consumo dell'acqua, e che questo edificio fosse un meccanismo per rigenerare un'area che si sta sviluppando in questo momento, no? Allora, poi le tecniche sono molte, molto consolidate, quindi è un edificio che ha una parte aperta, passante con un giardino, un sistema di un atrio molto alto, esposto a sud, che crea un sistema di ventilazione, e nella parte più bassa dell'edificio, che è quella più larga, c'è un grande occhio che porta luce nel cuore dell'edificio. Ecco, vedete qui un'immagine. Questa è una pianta classica, un sistema simmetrico, tutti gli uffici sono tutti sui lati a luce naturale e nel cuore ci sono le zone meeting e le zone cieche, no? Anche questo è l'edificio, anche un paese sottoposto come tutte le aree mediterranee, molto vicino al mare come la Sicilia, la Spagna, da tempeste. E io ero andato un giorno lì a fare il sopralluogo e mi ero trovato in questo contesto e ho riproposto questa immagine nel concorso. Mentre invece adesso stiamo costruendo questo edificio in Ghana e lo stiamo facendo per un developer inglese che sta lavorando nei paesi africani del Centro Africa. Qui c'è l'aeroporto e noi siamo qui. E questo era interessante perché andare in un paese con un clima così diverso impone una piccola riflessione, perché io non abito in una zona tropicale, io abito in una zona mediterranea, quindi ho delle condizioni di clima molto molto diverse. E ricordo che ero stato a abbiamo fatto una visita di 3 giorni e mi aveva molto colpito, e avevo fatto questo piccolo disegno nel mio quaderno, perché mi avevano molto colpito alcune cose molto presenti nell'iconografia del paese. C'è una grande cultura della geometria, per esempio, hanno tutti questi tessuti, questi kente, che sono tutti dei tessuti che sono legati a una forma di geometria molto vicino a questo. Questo è un disegno molto semplice e che poi ha ispirato un edificio che aveva una sua imperfezione, cioè è un edificio che non è perfetto, non è dritto, è un edificio imperfetto, che è quel senso molto forte, io ho sentito in maniera molto forte questa imperfezione, è data da una forma di artigianato molto spinto, le cose si fanno con le mani, si costruisce con le mani, no? E questo edificio ha una particolarità, se lo vedrete in parte costruito, è che questo edificio sono tutti piani a sbalzo, il vetro è sempre dietro e l'edificio è sempre in ombra, perché siamo ai tropici, il sole sale molto rapidamente, rimane alto e poi scende rapidamente. E quindi ombreggiare l'edificio è una modalità molto importante, perché posso fare un vetro trasparente e senza avere mai un guadagno solare, mai avere qualcosa che scalda l'edificio, no? Poi la prima volta che facciamo un edificio dove non ci sono ponti termici, perché la temperatura tra l'interno e l'esterno è sempre costante, che è una grandissima cosa, è così facile, no? Adesso vi faccio vedere un po' di immagini.
noi siamo arrivati qui adesso, siamo qua, al quarto piano. Ecco, questo era il landmark del paese, una banca blu e bianca. Poi abbiamo fatto, noi abbiamo un ufficio dove facciamo tutto noi. Io, per me il mio ufficio è una piccola officina, perché progettiamo, poi costruiamo noi. Tutti i modelli che vedete li facciamo noi, facciamo anche i pezzi. E questo era un pezzo che era stato fatto per l'impresa, per discutere con loro come costruire questi grandi pilastri. Questo è il sistema di analisi di radiazione, quindi come abbiamo lavorato con un gruppo inglese che si chiama BDSP, che ha fatto tutta la parte energetica e impiantistica. E questo ovviamente è più facile perché non abbiamo il tema del riscaldamento, abbiamo solo una parte di raffrescamento per 4 mesi l'anno, e una parte dell'anno questo edificio funziona solo aprendo le finestre e usando l'atrio come un grande ventilatore, no? Adesso vi faccio vedere. E questo è il cantiere, ormai siamo, questo stanno cominciando. E quello che io mi ero immaginato di fare un edificio un po' incasinato era per non cadere nell'idea della perfezione, no? Perché poi una cosa perfetta o è fatta con precisione o se no si vede, no? Allora ho detto, lo facciamo tutto un po' con i piani un po' sfalsati, così se ci sono anche degli errori, questi errori non si vedono, no? Il problema è che la geometria di questi elementi, che sono tutti elementi come se un bambino avesse costruito con il legno tutti i pezzettini, e questa cosa sta su un po' in disequilibrio, ha una complessità di costruzione non da poco. Ecco, questo, ecco, adesso siamo in questo stato qui. Questo è un edificio fatto in un paese dove non ci sono regole edilizie sul tema energetico, non c'è niente, non ci sono neanche le regole per l'antincendio. Però abbiamo un cliente che ci chiede, deve essere certificato secondo gli standard sudafricani, deve rispettare gli eurocodici, quindi anche in un paese dove le regole non ci sono, se le portano dietro, chi fa poi lo sviluppo, no? Adesso ad Aosta abbiamo finito il progetto esecutivo di questa area grande, che è una caserma militare. È un grande tema in molte città dell'Europa, la trasformazione dentro le città dell'uso degli edifici che sono abbandonati, tipo le aree militari, le aree ferroviarie. Questa è la città romana, questo è il muro romano, questi sono gli orti dentro la città, questo è il Cardo Decumano ed è la città romana. Qui a fianco al muro c'è un campo militare che è stato chiuso. E noi demoliamo questi due edifici per fare due aule universitarie. Questa è la nuova università della Valle d'Aosta, cioè del paese che è più vicino alla Francia. Sono aree in parte vincolate, e quando abbiamo iniziato questo paese, è un paese molto vicino al Monte Bianco, poi d'inverno è pieno di neve. E allora l'idea era che questo edificio si appoggiasse su questa grande piazza, fossero come due blocchi di ghiaccio posati lì, che si sono un po' sciolti, si sono un po'... Eccoli qua. Quindi questo sarà la biblioteca, questo è l'edificio degli uffici, questo è lo studentato, e questi sono i due edifici scolastici con le aule, e sotto c'è un grande parcheggio, no? E anche qui... L'obiettivo che ha l'università è quello di costruire un edificio seguendo le normative europee che stanno arrivando e che porteranno a questa idea degli edifici a quasi zero energia, e quindi utilizzando fondamentalmente solo fonti rinnovabili, e questo edificio è un edificio a zero emissione di CO2 perché usiamo la geotermia, quindi usiamo l'acqua di falda per fare il...